classifiche diverse ma problemi simili. Una sola vittoria nelle ultime 10 gare per i marchigiani, reduci da un periodo non proprio brillante. Un solo punto nelle ultime 4 gare esterne per i biancazzurri, che lontano dall'Adriatico non hanno mai pienamente convinto. Così Lerda torna a proporre lo schieramento con 5 centrocampisti insieme Dettori e Cardinale. Obiettivo duplice: migliore copertura degli spazi in fase difensiva, maggiore libertà d'azione agli esterni Micco e Felci, chiamati a supportare Sansovini, unico punto di riferimento offensivo. Sul versante opposto, ancora schierata secondo i canoni del 4-2-3-1. Scattarella e Caremi in mezzo, Cazzola e piccoli esterni, Fialdini a ridosso di Mastro Nunzio, che dopo 5 minuti calcia al lato ma da posizione decentrata. Al primo affondo invece il Pescara a sbloccare il risultato, prodezza balistica di Antonino Cardinale, che si libera di Caremi e lascia partire questo fendente che sorprende nettamente Guarna. Il tutto sotto la curva dei tifosi biancazzurri. La squadra di Monaco è stordita. Marchiano, l'errore del duo Baldanzeddu-Guarna, che provoca il raddoppio dei biancazzurri, ma è particolarmente bravo a crederci Marco Sansovini. Pressing sul portiere in difficoltà e gol del 2-0. Il decimo stagionale per il brevilino attaccante di proprietà del Grosseto. Sono trascorsi soltanto 10 minuti, risultato e partita sono già in pugno. Il Pescara è compatto, ordinato al 16esimo, costruisce un'azione d'applausi, un tocco e via, partecipazione corale, Felci verticalizza e Sansovini conclude di prima intenzione ma centralmente. Al 25esimo una nuova opportunità, ancora in evidenza Sansovini, che si divincola dalla marcatura di Caremi e punta all'area avversaria. Felci si libera a destra ma all'istinto non si comanda, a sinistro, palla di poco a lato. Dorici deludenti, incapaci di produrre gioco ma soprattutto di procurare pericoli al dispositivo arretrato biancazzurro, nel quale eccelle Marco Pomante. Solo ordinaria amministrazione invece per Vincenzo Aridità al debutto stagionale. Nella ripresa Monaco rimpiazza Schiattarella con Anaclerio, quindi sostituisce Piccoli con Maurizio Nassi, due punte centrali e due esterni offensivi, Fialdini e Cazzola, ma è sempre Pescara a creare le premesse per il terzo gol, qui malamente fallito da Felci, che svirgola a due passi da Guarna. Al 16esimo Lerda opera il primo cambio, Caracciolo per Micco, Dettori viene dirottato sulla fascia. 20esimo Felci da destra, invito leggermente lungo per Sansovini, difesa marchigiana in evidente affanno. 30esimo fuori Sansovini, dentro Falomi, attacchi confusi dell'Ancona, il Pescara si chiude ma non riesce mai a ripartire con decisione. Senza esito il calcio piazzato di Anaclerio al 40esimo, fa centro invece Mastro Nunzio in acrobazia al 43esimo sugli sviluppi di un calcio di punizione. Troppo tardi, di contro la vittoria per il Pescara arriva al momento giusto, dimostrazione di compattezza nella domenica forse più delicata.